a giocare con i calciatori più forti. È arrivato a Bologna, ha vinto 7 partite in 3 mesi, tante quante il Bologna non aveva fatto nei primi 10 mesi precedenti. Volevo chiederle, mi sembra che abbia un po' cambiato la filosofia di gioco, una squadra molto corta, aggressiva, pressing alto, ci sono sempre 2 o 3 compagni a cui servire la palla al centrocampo. Stasera forse siete stati poco coraggiosi e volevo chiedere, lei ha avuto tanti maestri, tra cui anche Gasperini e Ancelotti. Ha studiato anche qualcosa da Maurizio Sarri? Trova delle somiglianze con Maurizio Sarri nel modo di giocare? E poi infine, perché Orsolini a sinistra tutta la partita? Grazie. Oggi è stata una partita difficile da giocare contro una buona squadra. Ho avuto tanti allenatori in carriera dove ho cercato di prendere un qualcosa da ognuno di loro e avere quello che ho in testa di poter trasmettere alla mia squadra. Orsolini a sinistra perché mi piace quando apre il campo, mi piace quando fa il cross, raso terra contro una difesa che sta correndo verso la sua porta, mi piace quando va in profondità e tiri in porta, mi piace quando combina con il terzino sinistro e mi piace anche quando difende nel modo che ha difeso oggi. È un giocatore che può giocare tanto da una parte come dall'altra, dipenderà sempre da come vediamo l'avversario e da come possiamo creare delle difficoltà allora. Ciao Chiavo, buonasera. Volevo chiederti, insomma, secondo te oggi è stato un passo indietro rispetto a Udine, perché la squadra si è espressa, non so, meno brillantemente come ha fatto, cosa è mancato? Ogni partita ha una storia diversa, come ho detto prima, a Udine abbiamo giocato contro una squadra diversa, in un modo diverso, anche stasera abbiamo giocato contro una buonissima squadra che quando hanno il possesso palla, non solo contro di noi, ma contro tante altre squadre, si mettono in difficoltà perché recuperare non è facile. Una cosa che possiamo fare meglio sicuramente è sull'aggressività. Dobbiamo andare sul contrasto, toccare uomo e quando recuperiamo la palla utilizzarla molto meglio perché abbiamo dimostrato che siamo capaci, che possiamo fare, anche se, ripeto, ogni partita ha la sua storia e anche se oggi per me non abbiamo fatto o abbiamo fatto una prestazione corretta, per una prestazione corretta non serve per poter competere contro la Lazio. Salve, buonasera. Le chiedo se dopo la gara o all'intervallo ha avuto modo di parlare con Sosa o se non ce n'è stato bisogno, perché comunque è sembrato con la sua personalità di riuscire ad andare avanti da solo, e cosa manca alla sua squadra per poter competere contro le squadre di alta classifica che per ora dal punto di vista del risultato soprattutto sono stati i momenti in cui Bologna ha fatto più fatica. Non sapete quanto mi piace questo ragazzo, il coraggio che ha, l'attitudine che dimostra. Dopo l'errore ha ancora aumentato la voglia di avere la palla, la voglia di andare al contrasto, la voglia di mettere in difficoltà gli attaccanti, come l'ha messo, la voglia di chiedere la palla, di rischiare un passaggio. Ragazzi, mi piace tantissimo questo ragazzo e lui lo sa. E lui lo sa, però voglio da tutti questa attitudine. È l'attitudine che voglio vedere in squadra. È quella l'attitudine giusta. In tutti i sensi. In tutti i sensi. Poi l'altra domanda qual era? Ah, sai, per poter competere contro queste squadre qua, sicuramente dobbiamo tutti alzare il livello. Tutti alzare il livello, ma torno alla cosa che ho detto di Gioacchino. Ha giocato delle partite contro la Juventus, è entrato a San Siro contro l'Inter, oggi ha giocato un'altra partita contro delle grandi squadre e non ha timore, non ha paura, anzi cresce. Poi l'errore, possiamo parlare di un errore che ha scivolato, ma gli altri lo devono aiutare molto di più. Lo devono aiutare anche con la parola. Perché mi sembra, non ce l'ho in mente così devo rivedere il video,
un passaggio dentro, nessuno ha parlato, potevamo anche girarsi, mi sembrava, ripeto, devo guardare il video prima, e non l'abbiamo fatto, è lui che lo fa e vuole questo, e questo è quello che vuole. Lui lo dimostra ogni giorno, l'ha dimostrato ancora un'altra volta, e ripeto, mi piace tantissimo il carattere di questo ragazzo qua. Volevo chiederti, intanto come sta Medel, se sapete già qualcosa? Non lo so, è uscito perché ha avuto un problema alla coscia, vediamo domani come starà. Scusa mister, risentimento al quadricipite, che abbiamo detto. Sì, quadricipite. Lo valuteremo nei prossimi giorni. Grazie a me. La seconda, il cambio di Somarò era previsto? Sì. Mi sembra che lui e Lucuni abbiano fatto una gara abbastanza buona. Sì, sono d'accordo. Grazie.